È stato un trionfo, l'apoteosi di un campionato indimenticabile. Sugli spalti del Sant'Elia un pubblico meraviglioso ha accompagnato il Cagliari verso il traguardo della promozione. Quella con gli ischitani è stata una gara difficilissima per i ragazzi di Ranieri, che hanno dovuto affrontare un avversario con l'acqua alla gola. Soltanto al 36esimo del primo tempo la tensione accumulata nel corso della settimana è stata cancellata dal gol di Pulga, che ha scatenato l'entusiasmo dei 25.000 del Sant'Elia. Da quel momento è stato il pubblico il vero protagonista della partita. Lo stesso Rambone negli spogliatoi ha ammesso che dopo il gol l'entusiasmo del pubblico ha fatto tremare le gambe dei suoi ragazzi, favorendo il finale di partita dei rossoblù. I campani hanno giocato con generosità fin dal fischio d'avvio. Sono state di Musella e compagni le migliori occasioni della prima mezz'ora. Con Accone all'ottavo, Cracchiolo al decimo e lo stesso Musella al trentesimo. Tutto questo nonostante il Cagliari mantenesse una netta supremazia a centrocampo. Il gol del Cagliari al 36esimo con Pulga, che con un gran diagonale rasoterra di destro dal limite sinistro dell'area avversaria ha messo in gol imparabilmente per il portiere ospite. Nella ripresa il Cagliari ha cercato il raddoppio con insistenza e dal 22esimo prima Davin e poi Valentini hanno sfiorato il gol di testa correggendo due corner di Piovani. Al 32esimo la più bella azione della partita, protagonisti Piovani, Coppola e Cappioli, che con un gran destro in corsa ha impegnato severamente Fice. Al 35esimo il Cagliari va vicinissimo al gol con Coppola, che di testa devia un cross dell'imprendibile Cappioli, costringendo l'estremo difensore campano ad una deviazione sulla traversa. Gli ultimi 10 minuti sono tutti per il pubblico, che si sbizzarrisce inventando coreografie indimenticabili, mentre il Cagliari soffre l'ultimo assedio della squadra di Rambone. Al fischio di chiusura l'entusiasmo incontenibile, con due giornate d'anticipo il Cagliari di nuovo in Serie B. Per il pubblico, lo vedete? Questo un'ora e mezzo prima della partita, un pubblico che non aveva bisogno di riscattarsi da nulla né di dare prove, ma se ce ne fosse stato bisogno ha dato conferma a quest'ultimo di essere un pubblico non soltanto caldo e partecipe ma anche straordinariamente corretto. Ha cancellato in un colpo solo quello che è successo a Perugia domenica scorsa, dove per l'azione, non ci stancheremo mai di sottolinearlo, di pochi esagitati e imbecilli poteva passarci tutta la tifoseria. Così non è stato. Un pubblico che ha anche fatto esordire quest'oggi uno striscione di 100 metri davvero stupendo e ha contagiato i ragazzi della curva nord, più partecipi ed entusiasti che mai, hanno contagiato quest'oggi sia la curva sud che anche il settore dei distinti, cosa che non succedeva da parecchio tempo. Forse qualcuno si aspettava una partecipazione maggiore, 16.000 paganti sono forse al di sotto, ma bisogna anche considerare la giornata di sole e il gran caldo. Comunque oltre 200 milioni di incasso sono comunque una bella cifra. Esatto, sì, c'erano degli striscioni quest'oggi con Cagliari, Barisardo ti ama, poi altri tifosi da Nulvi, dalla provincia di Sassari ancora, tutta l'Ogliastra era partecipe, poi ovviamente tutti i centri principali intorno a Cagliari e in provincia di Cagliari. C'era una tensione anche che si è avvertita fin dalle prime ore del mattino. Questa è ancora un'immagine della splendida curva nord che non ha smesso un attimo in questa partita, ma dobbiamo riconoscere in tutto il campionato, di incitare la squadra. Questa è l'immagine di Claudio Ranieri che raggiunge la panchina, concentrato e serio come sempre. La scelta del campo, mentre sugli spalti si scatena ancora l'entusiasmo. Catturato la sensazione dei protagonisti, chi era il più emozionato, chi invece mascherava meglio l'emozione? Ma emozione forse c'era un po' in tutti, anche nei ragazzi che hanno giocato meno. Ecco, a questo punto il Brindisi è passato in vantaggio, c'è una grande ovazione da parte del pubblico, mentre Tonino Ru segue, poi mi ha confessato di aver fumato due pacchetti di sigarette quest'oggi, ma in quel momento era estremamente concentrato. Alla fine del primo tempo vedremo i giocatori che guadagnano lo spogliatoio e la sostituzione di Bernardini, uno stadio che lo applaude in piedi. Adesso c'è una breve intervista con il capitano del Cagliari. Lucio, allora, 25 minuti al termine, il sogno si sta avverando, Lucio? Beh sì, saranno 25 minuti di sofferenza, perché quando si è vicini al traguardo si ha sempre tante preoccupazioni in più, però
speriamo che i compagni riescano a portare in porto questo risultato e festeggiare assieme questa magnifica stagione. Sì. A turno, così dando la sensazione, questo è proprio il momento, sono le 17.47 per l'esattezza, il momento del trionfo, c'è un tentativo di intervista che ovviamente non sentirete perché è successo di tutto, ed ecco, Tonino Ru che bacia l'erba, questa è un'immagine che abbiamo in esclusiva, davvero stupenda, è davvero molto bella, Presidente, Tonino Ru poi travolto dalla... Dopo tanti anni non ho sentito la domanda. Non ha sentito la domanda. A questo punto abbiamo corso un po' il rischio tutti quanti di venire sommersi dall'abbraccio, ed ecco ancora i giocatori che dopo essere stati quasi denudati sono ritornati in campo, hanno imbracciato loro stessi gagliardetti e le bandiere e hanno voluto in questo modo ringraziare un pubblico ancora una volta straordinario. Non succede spesso che i giocatori rientrino sul terreno di gioco dopo essere stati acclamati e denudati. Ancora delle brevi interviste al termine della partita. Ivo, vieni qua, Ivo, fermo un attimo. Allora, un po' in déshabillé dopo questa festa stupenda, il gol della promozione è tuo, Ivo, qual è il tuo sentimento adesso? Ma mi fa molto piacere che sia stato io a segnare questo gol, così ho un po' rimediato l'errore di domenica, che l'ho sbagliato. Sono contento, questo gol lo voglio dedicare a mio figlio Alessandro, era tanto che volevo farlo. Grazie. Mi ha levato tutto, ma non è che me l'ho levato le scarpe, ci devo ancora giocare. Senti. Niente, è una cosa stupenda, veramente. Senti, a chi dedichi questa partita? Niente, a me stesso e alla Sardegna intera. Grazie. Sei confermato uomo promozione, Maurizio, uomo porta fortuna e soprattutto con un grande carattere. Era l'anno del Cagliari, era anche l'anno tuo, è così? No, era l'anno dei ragazzi che sono stati scelti, quelli che sono rimasti per disputare questo grande campionato. E penso che abbia meritato tutti, penso prima di tutto la società che ha fatto dei grossi sacrifici, l'allenatore che penso sia l'artefice del 60% della nostra promozione, e infine noi e anche i tifosi, perché ci hanno dato una conoscenza di pubblico stupenda, Maurizio. Stupendi, sono tutti, non è stata solo questa partita perché si sapeva che era l'ultima, si sperava che era l'ultima, ma è dall'inizio dell'anno che ci stanno incitando.